Ciao, benvenuto in questo video, io sono Alessio Iannone di Binario Print e oggi voglio parlarti della Anycubic Photon S e della Anycubic Wash Cure. Bene, questa è la prima recensione che faccio su una stampante a resina. Infatti avrai sicuramente notato che è leggermente diversa da quelle che di solito si vedono sul mio canale. Come funziona intanto una stampante a resina? In questo caso stiamo parlando di una stampante DLP. Detto proprio in parole povere, per non perderci troppo, è una stampante che utilizza delle resine fotosensibili che vengono catalizzate, cioè indurite, utilizzando la luce, un raggio luminoso. Come funziona quindi? Praticamente il nostro bagno di resina all'interno della vasca viene illuminato con un display sottostante e ogni volta che il nostro display lo illumina con un'immagine viene impresso nella resina il nostro layer. Quindi, facendo un paragone con la FDM, ogni strato che viene depositato in questo caso viene praticamente proiettato sulla nostra resina. Quindi strato dopo strato il nostro piano, che a questo punto scenderà all'interno della vasca, si solleverà uno strato alla volta e attaccato al piano ci sarà la resina solidificata, che quindi viene sollevata, viene fatta uscire dal nostro bagno di resina uno strato alla volta finché non abbiamo poi il nostro pezzo completato. Bene, a questo punto parliamo un po' della nostra Photon, quali sono i dati tecnici di questa macchina. Abbiamo un volume di stampa 115-65x165 mm, quindi un pochettino più piccolo rispetto a quello che ci aspettiamo, insomma, dalle stampanti FDM. Quindi in questo caso il cambio di tecnologia ci va a togliere un pochettino quello che è il nostro volume di stampa, ma in cambio ci dà un potenziale incredibile di dettagli. Puoi vedere qui alcuni modelli che ho stampato, ce l'ho veramente da un paio di giorni, quindi sono le prime stampe che ho fatto. Puoi vedere che grado di dettaglio incredibile che si può ottenere rispetto a una stampa a filamento tradizionale. Queste sono state stampate con la resina verde che ho qui e ho semplicemente spruzzato un po' di vernice acrilica grigia per far risaltare un pochettino i dettagli. Quindi non c'è nessun tipo di post-produzione incredibile, semplicemente ho tolto i supporti e li ho un po' verniciati. Quindi una cosa che possono fare assolutamente tutti. Bene, sempre sulla nostra Photon, quali sono i componenti, com'è composta questa stampante? Abbiamo delle movimentazioni che nel caso della Photon S, quella che ho acquistato io e quella di cui ti sto parlando, abbiamo una vite senza fine che va sollevare o scendere il nostro piatto e due guide lineari che sono il plus della Photon S rispetto a quella normale, che stabilizzano il percorso e quindi ci permettono di avere una precisione maggiore. Altro componente è il piatto in alluminio che può essere estratto, è quello dove si andrà a incollare poi la nostra stampa in resina, quindi è fondamentale che abbia un'aderenza corretta e una planarità. Devo dire che con questo piatto mi sono trovato molto bene da subito, ma parleremo delle cose che mi piacciono e non mi piacciono successivamente. Altro componente è la vaschetta che conterrà la nostra resina. Questa vaschetta ha un foglio trasparente che si chiama FEP, che è la base sotto la quale c'è il display, e quindi la luce del display passa attraverso questo foglio trasparente. È molto importante che sia di buona qualità per far trasparire appunto la luce, ma anche per permettere alla resina di staccarsi da questo FEP. Il motivo è che la resina non deve rimanere attaccata sul fondo della stampante, ma deve rimanere attaccata sul nostro piatto, perché poi la solleveremo dalla nostra vasca. Quindi è fondamentale che il materiale del FEP sia adatto a questo scopo. Ultimo componente è il display, che è un display a alta risoluzione da 2560x1440 pixel. Una volta finite, le nostre stampe devono essere lavate con alcol e cotte, quindi finite di indurire praticamente per migliorare le proprietà meccaniche, ed è proprio questo che fa la Wash & Cure, ma ne parleremo più avanti nel video. Intanto continuiamo con la nostra Photon e vediamo cosa mi piace e cosa non mi piace di questa macchina. Prima cosa di cui voglio parlarti è il prezzo, perché sicuramente una delle cose più interessanti di questa macchina, essendo nel settore, diciamo nel segmento entry level, quindi una delle macchine che magari uno può acquistare quando vuole iniziare con questa tecnologia e non vuole spendere delle cifre molto alte. Infatti con un prezzo che va all'incirca intorno ai 380 euro, la Photon S, che è la versione un pochettino più potenziata della Photon normale, secondo me vale ogni centesimo che la paghiamo. Infatti la qualità delle stampe, la user experience, quindi la facilità con la quale queste stampe vengono prodotte, secondo me ne fa una macchina molto interessante anche per piccoli professionisti, non solo per hobbisti, e quindi magari paragonabile dal punto di vista dell'uso e degli obiettivi che abbiamo a macchine che possono anche essere molto molto più costose. Parlando di aspetti positivi, una delle cose che mi piace di questa macchina è
lo slicer dedicato. Anycubic, a differenza di altre marche dal quale sono passato, perché non è la prima stampante a resina chiaramente che acquisto, altri brand non avevano addirittura lo slicer per la loro macchina, Anycubic non fa questo errore e crea uno slicer dedicato con settaggi già preconfigurati almeno per le proprie resine. E quindi questo ci aiuta tantissimo nel primo approccio ad avere subito un'esperienza facilitata che ci permette di avere dei buoni risultati fin da subito. Altra cosa che mi piace è sicuramente il fatto di non doversela montare e di avere già una calibrazione praticamente fatta, nel senso che l'unica cosa che dobbiamo fare è livellare il piatto, che è una cosa assolutamente fondamentale da fare con la massima precisione possibile. Infatti non calibrare il piatto è probabilmente l'unica causa che ci porterà a un fallimento di stampa con questa macchinetta. La cosa che dobbiamo fare è semplicemente andare a livellare contro il display mettendo sotto il piatto un foglio di carta e fare in modo che una volta strinto tutto quel foglio di carta possa essere rimosso da noi con molta fatica, diciamo, deve essere bello stretto. Comunque chiaramente nella documentazione di Anycubic c'è scritto tutto molto chiaramente. Quindi diciamo, fatto quello siamo a posto, possiamo subito cominciare a stampare. Ho fatto dei test di precisione dimensionale dei pezzi e devo dire che nella media niente di eccezionale, devo dire rimane intorno al 0,1 di tolleranza sulle dimensioni, ma bisogna stare molto attenti a come si posiziona il pezzo e a come si va a settare l'esposizione della resina, cioè il tempo che viene illuminata questa resina, perché questo va a modificare tantissimo la resistenza del pezzo e quindi la possibilità che questo si possa andare a deformare, andando poi a rovinare la precisione delle nostre stampe. Passiamo ora alle cose che non mi sono piaciute. Allora, la maggior parte delle cose che non mi sono piaciute non rientrano più che altro nella macchina, ma nella categoria. Cioè, una delle cose principali è il fatto che la resina sia odorosa, sia puzzolente e sporchi tantissimo, renda tutto appiccicoso. Quindi uno dei grossi limiti della tipologia SLA, DLP, quindi delle macchine, delle stampanti 3D che stampano resine, è quella di presumibilmente dover avere un posto dove tenerle a lavorare, perché la resina fa un odore abbastanza sgradevole, ma soprattutto quando inevitabilmente dobbiamo andare a prendere il piatto, togliere il pezzo, metterlo nel wash and cure, utilizzando anche i guanti, comunque lasciamo delle tracce appiccicose dappertutto e quindi ci troviamo con il nostro ambiente, insomma, molto sgradevole dal punto di vista dell'appiccicume. Per questo motivo questa macchina non è indicata per chi la vuole utilizzare in casa, o almeno io la sconsiglio, nonostante Anycubic abbia fatto tutto il possibile mettendo un filtro a carbone che va a limitare tantissimo l'odore che esce dalla stampante mentre è in funzione, però comunque il fatto che sporchi rimane e per quel che riguarda me personalmente questo è un grosso limite. Altra cosa che non mi è piaciuta, quantomeno mi sarebbe piaciuto vedere, è il posizionamento automatico nello slicer. Io essendo poi abituato anche con Formlabs Form 2 e Form 3, lì lo slicer è veramente ben fatto, quindi quando va a inserire il pezzo all'interno dello slicer va a rotearlo automaticamente secondo il posizionamento che l'algoritmo crede essere il migliore e molto spesso ci prende. Qui nel nostro slicer Anycubic non abbiamo questa impostazione e nemmeno però devo dire in altri slicer che ho provato, per esempio quello slicer Prusa Edition che ha la versione per stampanti a resina che è molto buona, te la consiglio per andare a impostare i supporti. C'è da dire che molto spesso l'impostazione corretta è una inclinazione a 45 gradi, così da diminuire l'area che deve essere staccata dal FEP e creare dei supporti corretti, insomma, che facciano funzionare il tutto. Altra cosa che non mi è piaciuta molto, chiaramente, è il volume di stampa limitato che hanno questo tipo di macchine. Essendo abituato poi io a binario print con stampanti FDM gigantesche, avere una stampante dove bisogna stare molto attenti a come posizionare il pezzo se vogliamo fare cose un po' grandicelli, bisogna, insomma, entrare un attimo nel mood della stampa SLA. Queste sono praticamente le dimensioni massime che si possono fare con questa stampante, quindi chiaramente non è indicata per prototipazione rapida di pezzi grandi, ma è molto incentrato su miniature e cose di questo tipo, ma parleremo dopo delle applicazioni che penso siano quelle corrette. Bene, passiamo ora al wash and cure. Cos'è questa macchina? Questa è una macchina che ci permette di lavare automaticamente il nostro pezzo una volta uscito dalla stampante e poi curarlo, si dice, quindi fare l'operazione di cure, quindi di catalizzazione finale del nostro pezzo, perché il nostro modello 3D una volta uscito dalla stampante è già duro, ma a parte il fatto
che è sporco di resina, deve poi essere ulteriormente indurito con raggi UV per farlo diventare bello resistente. Credo che questa macchina sia veramente molto utile e sia fondamentale accoppiarla insieme. Il motivo è sicuramente la comodità, perché comunque il lavaggio deve essere fatto e piuttosto che farlo a mano con spazzolino dentro barattoli di sottaceti con l'alcol e quindi lasciando il tutto un po' a un artigianale che poi sporchiamo dappertutto, questa è un'ottima soluzione fatta bene che ci permette di spostare la stampa, inserirla direttamente qui dentro senza dover toccare particolarmente altre cose. Come funziona? Abbiamo tutto un kit che ci permette di inserire il nostro pezzo qui dentro e utilizzando questi pulsanti qui davanti possiamo decidere se lavare e per quanto tempo. Qui sotto abbiamo una ventola che va a smuovere tutto l'alcol isopropilico, che ovviamente non è incluso e conviene acquistare un bel boccione da 5 litri e riempire bene il nostro contenitore. Quindi la stampa viene sciacquata per minuti, fino a 6 minuti, ma poi semplicemente basta ripetere l'operazione se ne abbiamo bisogno di più, e quindi viene pulita veramente molto molto bene. Una volta finita questa cosa dobbiamo prendere il pezzo, farlo asciugare e montare poi la nostra tavola rotante, che ci permetterà di andare a fare il curing. Quindi andiamo poi a accendere qui dietro tutta una serie di LED, una colonna di LED UV che va poi a illuminare il nostro pezzo a 360 gradi, e quindi finisce quella che è l'operazione di rafforzamento, quindi di cottura. Bene, quali sono le applicazioni consigliate per questa macchina? Questa macchina sicuramente è una macchina da hobbista, quindi va benissimo per il modellismo, va benissimo per fare progetti personali, gadget, cose di questo tipo, ma a mio parere va anche bene per piccoli professionisti che non hanno budget per andare su segmenti più professionali come per esempio Formlabs o Linkspire della Zortrax, eccetera eccetera. Per questo motivo mi sento di consigliarla praticamente a tutti coloro che fanno parte della zona hobby e zona piccoli professionisti, quindi chi ha un piccolo studio, chi è un piccolo imprenditore, chiaramente per produzioni che devono avere una determinata ripetibilità, una determinata precisione dimensionale, bisogna andare su segmenti che costano un pochettino di più. Ottima macchina anche per i service di stampa 3D piccolini che magari vogliono aumentare il proprio parco servizi passando da solamente FDM anche sul segmento resina, che può essere sicuramente interessante perché è un pochettino meno battuto nel settore al momento. Ci sono meno service piccolini che hanno anche la stampante SLA o che quantomeno sanno usarla correttamente. Quindi se volete iniziare con la stampa a resina, se questa macchina entra nel vostro budget, quindi potete spendere circa 350-400 euro, ve la consiglio sicuramente. Se potete spendere qualche centinaio di euro in più, vi consiglio di prendere in accoppiata anche il Wash & Cure, perché è veramente una comodità, vi permette di lavorare in maniera più pulita e in maniera più performante. Se volete acquistare questi due gioiellini, vi lascio qui nella descrizione un link in affiliazione Amazon e GearBest. Utilizzando questo link, una piccola percentuale del prezzo che pagate, che rimane comunque invariato, non ci sono delle aggiunte, GearBest o Amazon la gira a me. Quindi può essere un buon modo, se volete ringraziarmi per questa recensione, che magari è riuscita a indirizzarvi su una macchina piuttosto che un'altra, quindi poi farvi acquistare l'oggetto corretto per le vostre esigenze. Bene, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, oppure scrivete nei commenti quelle che sono le prossime stampanti che vorreste vedermi recensire. Scrivete se avete esperienze con queste due macchine, se mi sono scordato di dire qualcosa, se ci sono aspetti positivi, se ci sono aspetti negativi che non ho detto, in maniera da rendere questo video il più utile possibile per chi poi vorrà fare una scelta pensata. Bene, direi che è davvero tutto. Un saluto da Alessio Iannone di Binario Print. Ci vediamo nei prossimi video con nuove stampanti, tutorial su Fusion 360 e tutorial sulla stampa 3D.